Noi siamo in corso Vittorio Emanuele nel cuore di Roma e quello che vedete di fronte con la scritta Varco attivo è il segnale che indica il divieto di passaggio in quella strada per le persone che non sono residenti, quindi il varco della zona ZTL. Il divieto di entrare in questa zona però scatta alle 18, quindi dalle 18 in avanti tutte le auto, anche i non residenti, possono entrare e superare questo varco che ora è stato coperto dall'autobus. E come potete vedere qui ci sono già delle auto appostate con le quattro frecce in attesa delle 6. Voi perché vi siete fermati qui? E secondo lei perché? Non lo so, glielo sto chiedendo. Che mancano 5 minuti al varco ZTL. E quindi aspettate per entrare in centro? Sì. Alle auto che abbiamo visto prima se ne sono aggiunte già altre 3. Anche qui, di fronte alla scritta varco, si è aggiunta un'altra macchina. Tutte rigorosamente con le 4 frecce. Mancano ancora 10 minuti alle 6 e le auto in attesa di entrare al varco sono diventate ben 10. Ora si è creato un attimo di ingorgo perché le auto in attesa hanno creato una doppia fila e gli autobus non riescono più a passare. Sentite, il pullman continua a suonare nella speranza di riuscire a svoltare e come si può vedere l'auto davanti tenta di muoversi. Vediamo ora se ce la fa, con un po' di manovre forse. Ecco, ce l'ha fatta e ora il traffico riprende regolarmente. Un altro ingorgo si sta creando perché c'è una macchina di fronte a noi che non vuole più passare dal varco per evitare la multa, ma dietro ci sono camioncini, motorini e autobus che continuano a suonare. Vediamo come si risolve la questione. Forse addirittura le auto salgono sul marciapiede per riuscire a superare quell'auto che non vuole passare il varco e che aspetta qualche minuto per non prendere la multa. L'altro furgoncino oltre al SUV si è fermato sul marciapiede e questa è la coda che si è creata. Sono passate le 18 e il varco è diventato non attivo e quindi ora tutta questa fila di macchine, queste macchine in coda, possono entrare senza prendere la multa. Le 6 sono passate, come potete vedere dietro di me, il traffico è tornato scorrevole.